ricercatore Marco Dolfin e Luca Spelandio. Poi consultare la nostra associazione, appunto Arte e Cultura Veneta, che si è prefissa sempre di alzare il livello culturale qui a Mestre. Abbiamo voluto appunto dedicare questa mostra alla donna, perché diciamo la donna è proprio la reincarnazione della bellezza sulla terra. Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti. È un piacere per me essere qui a rappresentare l'amministrazione, in primo luogo. Piccolo gioiellino, noi l'abbiamo chiamato la bomboniera, perché questa sala, pur essendo piccola, offre veramente la possibilità di godere uno stile di vita di noi donne. E quindi credo che sia un bellissimo modo per... Quando abbiamo pensato a cosa organizzare durante il Marzo Donna, ormai questa rassegna che organizza il Comune, se l'anno scorso avevamo dedicato la mostra alle pittrici, quindi alle pittrici di area veneta, e quello che stava accadendo, che camminano con una grazia tutta caratteristica e con una maestà regale, è quello che vediamo in queste opere, ad esempio in queste due opere, la tipica popolana veneziana, un'opera di Alessandro Zezzo, su cui vediamo un'infilatrice di perle, quindi una donna lavoratrice che queste calli, un'idilio, una scena amorosa, vedete questo pescatore che rompe da dietro mentre questa donna sta facendo il suo lavoro, e dall'altra parte De Blase, una sorta di acquerello preparatorio probabilmente per un olio, con questa immagine di popolana che regge il ventaglio e ci guarda con uno sguardo così molto malizioso, se vogliamo. Vediamo in quest'opera di Vittorio Tessari, in cui vediamo questa donna ai piedi del Monte Grappa che lavora con questi appunto vasi d'acqua, e poi questa bellissima contadinella che torna nei campi, di nuovo la prima opera a sinistra, Giovanni Cardana, un pittore che realizzò molte cartoline anche tra l'altro e la pubblicistica, in cui vedete di fatto una donna che legge un libro di poesie, o meglio fa finta di leggerlo per mostrarsi con una sua sensualità assoluta. Vedete che il seno è appena coperto da questo lenzuolo di raso e guarda lo spettatore in maniera in questo caso inequivocabilmente appunto maliziosa. A sinistra, come dicevo, il ventaglio bianco, Pietro Paglietta, questa donna con questo sguardo lampido che si mostra in tutta la sua forza ed eleganza, scritta Saluti da Venezia, diventava una cartolina. Questa era una fu grandissimo acquarellista, però un'opera davvero rara, di affreschi in alcune chiese a Chioggia, in alcuni luoghi dell'entroterra veneto, e poi, come vi dicevo, un dipinto molto grande conservato nel municipio di Schio. Vinto a lo tenere in casa, ma non aveva mai fatto una ricerca come anche molto orico, e con un libro aperto. No.